Buonasera, bentrovati con la pagina sportiva. In arrivo il Grosseto, la squadra maremmana retrocessa dalla Serie C, versa in una grave situazione societaria, ma non deve essere sottovalutata. I numeri parlano chiaro e confermano come il divario tra Arezzo e Grosseto sia netto. I biancorossi maremmani hanno 11 punti e sono a pari merito con Ostia Mare, Ghiviborgo e Tau Altopascio. In 11 partite hanno totalizzato 11 punti, frutto allora di 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte. Ma più che sul campo, la situazione critica in società, dove l'attuale dirigenza è in uscita ed è imminente il cambio della guardia con l'accordata Lamioni pronta ad entrare. Volto noto dell'economia grossetana, Lamioni vanta anche un passato politico, visto che nel 2015 sfidò Enrico Rossi per la presidenza della regione, venendone poi sconfitto. È stato anche presidente della Camera di Commercio di Grosseto e ha manifestato interesse a rilevare le sorti della squadra di calcio locale, sodalizio che tra l'altro non ha molti precedenti con l'Arezzo, visto che l'ultimo confronto ufficiale risale alla stagione 77-78 in Serie C. Insomma, un derby senza storia che tuttavia va affrontato con la giusta concentrazione. Guai a sottovalutare una squadra con dei problemi, ma queste cose non c'è bisogno di ricordarle a Paolo Indiani, che già nel dopo Monte Spaccato è stato assai esplicito. Ricordiamo che oggi l'Arezzo ha continuato la sua preparazione, possibile ritorno dal primo minuto contro il Grosseto di Gaddini. Intanto questa mattina si sono svolti i funerali nella chiesa di San Domenico di Claudio Detti, lo sfortunato motociclista di 47 anni che ha perso la vita sabato scorso nei pressi di Teronto. La presenti delegazioni dei vari gruppi della curva sud dell'Auro Minghelli, con in primo piano i ragazzi della Fossa. Claudio era un grande tifoso dell'Arezzo e non perdeva occasione per stare vicino alla squadra. All'uscita del feretro dalla chiesa, tanti palloncini amaranto sono stati liberati in cielo. La società, all'indomani della tragedia, ha espresso le condoglianze sul sito ufficiale e ha regalato una maglia in occasione di una visita nella sala mortuaria. Per il responsabile dell'area tecnica del Montevarchi il compito più gravoso sta diventando sempre più gravoso. L'infortunio di Barranca cambia anche le strategie di mercato per gennaio. Giorgio Rosadini è un uomo di calcio che conosce la materia per averla praticata a lungo sia in campo che dietro la scrivania. È consapevole delle difficoltà attuali, ma sa bene che non cambiano gli obiettivi del Montevarchi, anche se l'infortunio di Barranca costringe la società a trovare un sostituto prima possibile. Ora dobbiamo pensare all'immediato e nell'immediato dobbiamo valutare che cosa vuol dire questa assenza. È chiaro, per noi Francesco è un giocatore importante e vedremo, penso che sicuramente qualcosa bisognerà fare. Alla base dei pochi risultati si sommano episodi poco fortunati e una lunga catena di infortuni. Di sicuro è una delle ragioni per le quali noi abbiamo trovato qualche difficoltà, ma non è la sola ragione. Io alla fortuna e alla sfortuna non ci credo. Io credo che i risultati del Montevarchi a questo punto qua è una realtà che è sicuramente non dovuta alla sfortuna, ma dovuta, diciamo, a un inizio di stagione difficile. L'uscita di Malotti della scorsa settimana ha spiazzato tutti. Ma io onestamente ho saputo di questa intervista, non sto dietro magari a queste cose. Credo che se ha detto determinate cose ne avrà avuto le sue ragioni, però io vedo il mister Malotti che sta meglio, vedo una situazione in evoluzione positiva. E ora sotto con la trasferta di Imola, il Montevarchi non può più stare ad aspettare gli eventi. Ma insomma, la situazione della classifica è una situazione difficile. Devo dire che grandi rimproveri fino ad oggi alla squadra non gliene possiamo fare. Abbiamo raccolto probabilmente meno di quello che meritavamo. Speriamo che chiaramente qualche episodio che magari fino ad ora ci è stato sfavorevole possa ricondurci alla realtà del valore della squadra. L'abolizione del vincolo sta tenendo banco nel calcio dilettantistico. Ad Anghiari, prima della cerimonia del premio Clessidra al Teatro dei Ricomposti, abbiamo intercettato l'opinione del presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.
Presidente della Lega Nazionale dei Dilettanti, chiedo, questa abolizione del vincolo sta preoccupando molto, soprattutto le società di base? Dunque sta preoccupando molto, giustamente sta preoccupando, perché? Perché naturalmente noi come Lega Nazionale dei Dilettanti non è che siamo, né vogliamo apparire dei soggetti che vivono il vincolo come una continuità di un rapporto con un tesserato che naturalmente deve avere anche il rispetto delle autonomie del tesserato, ma perché manca una politica per le società dilettantistiche che in qualche modo legittimi poi gli investimenti nei vivai, nelle società da parte dei club. Ora, il primo obiettivo naturalmente è quello di avere un rinvio per quanto riguarda l'applicazione della norma. Io penso che senz'altro un rinvio ci sarà al 1° luglio 2024, e poi ovviamente inizia una fase di riflessione. Perché? Perché dato che piano piano comunque il vincolo viene meno, già ovviamente si è ridotto negli anni come durata, noi dobbiamo mettere in campo delle politiche alternative per sostenere gli investimenti delle società. Se mancassero queste politiche alternative anche con un supporto pubblico, questo significherebbe il venir meno dell'opportunità di far giocare 1 milione di tesserati, perché al 30 giugno del 2022 Lega Dilettanti con settore generale scolastico significano 1.035.000 tesserati. Ed è lì che bisogna cercare di trovare linfa nuova per alimentare poi i percorsi verso il mondo professionistico. Quindi è fondamentale che rafforzare le rappresentative ed avere un rapporto, diciamo, sinergico tra rappresentativa e Lega Dilettanti e Club Italia. Totò Arcadio è il nuovo allenatore del Prato Vecchio, la squadra rossonera attualmente ultima nel campionato di promozione. I dirigenti altocasentinesi hanno deciso dunque di richiamarlo, visto che Arcadio in un recente passato è stato proprio protagonista a Prato Vecchio di campionati positivi. Per lui un compito difficilissimo ma non impossibile. Per la cronaca è la terza volta che Totò torna a Prato Vecchio. Domenica i casentinesi riposeranno, mentre il vero esordio sarà tra 10 giorni in quel di Alberoro. Il motoclub Fabrizio Meoni di Castiglione Fiorentino ha festeggiato i suoi 50 anni di attività. Da alcuni anni porta il nome del grande campione castiglionese, ma il motoclub Fabrizio Meoni esiste dal 1972. Questi qui dietro a noi, c'è persone che l'hanno fondato nel 1972, gli va detto un grande grazie. Hanno cominciato con delle piccole gare sociali, poi qualche piccolo regionale. Castiglione Fiorentino è un grande amante dell'enduro, ha cominciato le gare a livello italiano, assoluti d'Italia. Poi nel 2012 credo che c'è stato l'apice, il mondiale, un europeo, e poi il 2022 sinceramente un trofeo KTM Gas Gas e Squarna con 538 piloti. In consiglio comunale premiati i precedenti presidenti, poi la cena sociale, perché la forza di questo motoclub sono i numerosi volontari che negli ultimi anni hanno rinsaldato il loro legame. Non conosco un motociclista che non abbia, a partire dal presidente, non abbia avuto particolare attenzione per il nostro territorio. Lo posso dimostrare anche con azioni tangibili che sono state fatte, quindi questo credo che sia un traguardo intermedio di un'associazione che è destinata a crescere e ancora a fare molto bene. Tra i tesserati anche il figlio di Fabrizio, che si sta allenando per la Dakar 2024 con un progetto solidale. Io ho 31 anni, penso 25-26 l'ho passati, diciamo, intorno al motoclub. All'inizio, soprattutto quando ero piccolo, sono stato avviato alle moto grazie alle gare sociali del motoclub Castiglione Fiorentino, e quindi è un po' casa mia, la considero. E chiudiamo con un servizio relativo alla 3 giorni del grande baseball che si è svolta lo scorso weekend nell'impianto di Via Martini. La presenza di uno dei più importanti coach USA del baseball ad Arezzo, l'italoamericano Mike Piazza, ha fatto notizia negli ambienti del batti e fuggi italiano. Piazza negli States è una vera istituzione. Il fatto che abbia scelto il campo Aretino per selezionare gli americani di origine italiana che dovranno fare parte della nostra selezione in vista del World Baseball Classic, una sorta di campionato del mondo della disciplina, ha reso onore non solo al baseball e softball
di Arezzo, ma tutto il movimento sportivo locale. La nazionale italiana dovrà affrontare avversari di rango come Taiwan, Olanda, Cuba e Panama. Un girone di ferro, ma gli azzurri a quanto pare non hanno voglia di essere la squadra materasso. Ed ecco che Piazza ha portato giocatori che conoscono bene i segreti di questo sport per poter contribuire alla causa azzurra. Sono tutti atleti di origine italiana che giocano negli States. Piazza è un personaggio decisamente estroverso che emana carisma e simpatia. Di sicuro la tappa ritira sarà molto utile sotto tutti i profili. Essere qui in Arezzo, Toscana è una regione molto bellissima, mangiato bene, anche un nostro lo squadra. What do you think this? È bellissima, sì, no, è impressivo. La squadra molto espresso, sono le qualità del campo. So. Grazie e ci vediamo. Ebbene, con Mike Piazza si conclude il nostro TG Sport di oggi. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento domani.